Bentornati sul canale Giornalismo del Cuore Italia 1. Oggi con le ultime notizie come: notizia terribile ed allarmante dalla casa del GF VIP 6, una VIP terrorizza i fan, soffocata in sauna, il grido d'aiuto. GFV. Questa sesta edizione del programma condotto da Alfonso Signorini sta facendo parecchio scalpore. Nel reality infatti abbiamo assistito a diversi scandali, tra i concorrenti infatti ne sono successe di tutti i colori. Specialmente tra le ragazze in gioco sono sorti diversi problemi. Le donne hanno infatti trascorso metà della loro esperienza in casa a litigare per un breve periodo, interrotto poi dal rimprovero del conduttore, sono volate persino parole molto pesanti. I motivi di scontro erano i più vari ed ogni giorno si trattava di nuovi disaccordi. Durante questi litigi sono state dette parole cattive, insulti e frasi di cattivo gusto, non apprezzate particolarmente dal pubblico della trasmissione, che ha condannato gli atteggiamenti di bullismo delle ragazze nei confronti delle compagne d'avventura. GF VIP, concorrente terrorizzata. Se inizialmente la donna meno apprezzata e gradita di questa edizione del Grande Fratello era Soleil Sorge, che ha diviso il pubblico in due schieramenti netti, al momento la concorrente che sta facendo più chiacchierare è Nathalie Caldonazzo. La showgirl infatti sembra deludere ogni giorno i suoi fan ed i concorrenti che vivono accanto a lei da mesi, che più volte l'hanno definita come una persona inopportuna. La donna infatti sta facendo non pochi commenti scandalosi, che la stanno portando ad essere la meno gradita dai telespettatori. Non è la prima volta che Nathalie finisce al televoto, ma questa volta rischia davvero molto. Secondo tanti, già la donna doveva essere squalificata, dopo che ha parlato delle principesse Selassie, dicendo frasi razziste davvero pesanti. Alfonso Signorini non ha permesso la squalifica, ma Nathalie è stata eliminata. Lei stessa aveva capito di star rischiando e di avere contro la maggior parte delle persone della casa, tanto che ha fatto una dichiarazione pesantissima. La concorrente infatti, terrorizzata e arrabbiata, parlando delle principesse Lulu e Jessica, ed in generale dei concorrenti in gara dai quali si sta isolando giorno dopo giorno, ha detto: mi vorrebbero vedere da sola in sauna morta soffocata. Perché devo stare alla gogna? Non me ne capacito. Questa dichiarazione, davvero molto pesante, ha lasciato moltissimi fan a bocca aperta. Anche in studio si è parlato di questa confessione straziante e Sonia Bruganelli ha preso le sue difese, accusando gli altri vipponi di star facendo muro alla showgirl. Grazie per aver guardato l'intero video. Metti mi piace e commenta la tua opinione in modo che possiamo discutere. Non dimenticare di premere il campanello per seguire e aggiornare tante interessanti novità. Ci vediamo nei prossimi video. Yeah.